E finalmente siamo ritornati con un arcano maggiore, mi sembra che era 2-3 settimane che uscivano solo arcani minori, e vediamo comparire l'arcano 19, ovvero il sole. Mi fa un po' sorridere vedere questa carta perché stiamo passando delle meravigliose giornate di luce, delle meravigliose giornate di calore, e ovviamente questo arcano pare accompagnare questo periodo meraviglioso. Allora, cominciamo con delle parole chiave molto generiche, che introducono delle frequenze generiche, ovvero ottimismo, radiosità, positività. E fondamentalmente questa è un po' l'energia che serpeggia dietro l'arcano 19. Potresti anche passare un momento estremamente difficile, un momento in cui le cose non stanno andando, un momento in cui ti sembra che tutto sia fermo, e allora è proprio lì che devi sviluppare la tua luce interiore, che poi ovviamente si rifletterà anche nell'esteriore. Perché? Ma perché tu, il vero te, esce fuori quando ci sono i problemi, ma non quando le cose vanno tutte bene. E quando le cose vanno tutte bene siamo tutti bravi. E invece è quando stai passando un momento di buio, un momento di tristezza, un momento di difficoltà, che allora può effettivamente venire fuori la parte più vera di te, chi sei in modo autentico. E poi non so se è una cosa che tu hai mai notato nelle altre persone, ma le persone che lavorano su se stesse e che quindi sono in grado di emanare una certa luce, le noti subito, perché sembrano irradiare anche tutto il resto. Entrano in una stanza, si illumina tutto, tu puoi anche non conoscerlo. Entrano in un bar e a tutti che si girano, cioè sono solo entrate, ma come fanno? Cos'è quell'aura? Cos'è quella luce? Quella luce è semplicemente il risultato di un profondo lavoro che queste persone fanno su loro stesse e quindi sono in grado non solo di accendere il loro sole, ma anche quello degli altri. Non a caso in questa carta compaiono due esserini che, colti nella loro asserzione più pura, rimandano all'aiuto disinteressato, all'ispirazione, al fatto di trascinare qualcuno, ovviamente con delicatezza, verso una meta più positiva per lui. Dico con delicatezza perché non puoi imporre a nessuno il tuo aiuto. Imporre l'aiuto è un controsenso, rischi addirittura di far più male a una persona, è come se gli volessi togliere un dente all'improvviso, anche se è cariato, se ci sono dei problemi. Quindi questo rapporto con l'altro diventa un aspetto cruciale nei prossimi 7 giorni. Se sei nella posizione di aiutare qualcuno, ehi, che stai aspettando, figlio mio? Aiutalo! Ma se fossi tu nella condizione di dover essere aiutato, non essere orgoglione, è una nuova parola, cioè un incrocio tra orgoglioso e co. Ma cerca l'aiuto di qualcuno, qualcuno che ti può indirizzare, qualcuno che ti può sostenere, qualcuno che ti può far vedere l'oltre. Ora, senza addentrarci troppo in discorsi che potrebbero in qualche modo risultare demagogici, filosofici o estremamente lontani dall'ottica e dallo scopo di questo video, credo che possiamo tutti metterci nella stessa frequenza e lavorare con la domanda campione: cosa posso oppure cosa devo, perché a volte non è posso, ma è devo guardare con più ottimismo questa settimana. Noi, per rispondere a questa domanda, ci vediamo domani sempre qui.